divinità, denaro e fede in sketch comici. Due testimoni di Geova vanno in una casa e bussano. Apre una signora e i testimoni dicono che sono della luce eterna. La signora chiama il marito dicendo che ci sono gli uomini dell'Enel. Siamo nel 2002. Arrivando l'euro, le lire vanno fuori corso, quindi muoiono e vanno in paradiso. Prima arrivano le monete da 50, 100, 200, eccetera. Non appena San Pietro le vede, dice loro: entrate, entrate pure, brave! Dopo un po' arrivano le banconote da 1000, 2000, 5000 e San Pietro: entrate, entrate pure, benvenute! Passa qualche minuto ed arrivano le 10.000 lire. Ah, voi fate un paio d'anni di purgatorio, poi tornate, forza, via, via! Alla fine arrivano le 50.000, le 100.000 e le 500.000. San Pietro appena le vede grida: via, via, all'inferno, non potete entrare! Le banconote stupite chiedono: perché, cosa abbiamo fatto? E San Pietro: voi in chiesa non vi ho visto proprio mai. Dio stava ammirando il suo bel paradiso terrestre quando vide Adamo seduto in un angoletto tutto triste. Allora gli disse: Adamo, vedo che il cibo non ti manca, non hai freddo o caldo, non sei né povero né ricco, hai tutto quello che potresti desiderare e di cui hai bisogno, però sei ancora incompleto. Sì, mio signore, mi sento solo. Allora, senti qui che si fa. Creerò per te un essere che sarà la tua compagna, la tua confidente, la tua amica. Starà con te e ti darà aiuto e supporto. Ti incoraggerà nei momenti di sconforto. Si prenderà cura di te e ti amerà. Sarà tua e solo tua. Non ti tradirà e non ti darà addosso quando le cose andranno male. Mio signore, questa è una proposta molto interessante. Ma quanto mi costerà tutto questo? Dio allora disse: bene, il prezzo è alto per tutta questa roba. E cioè, quanto sarebbe? Ti costerà un braccio ed una gamba. Che cosa? Non è troppo. Non se ne parla nemmeno. Va bene, io ti ho fatto un'offerta. Tu pensaci. Mentre Dio se ne sta per andare, Adamo lo ferma e gli fa: senti un po'. Non si potrebbe avere niente per una costola?